Volevo solo ringraziare, anche perché ha cominciato a piovere, la squadra che ha realizzato questo presepe sommerso, nella persona del consigliere delegato José Saturno, Francesco Puglia, Domingo Piscitelli, e non vorrei dimenticare qualcuno, Gerardo Pezzuti, e ringrazio davvero tutti per questo che sinceramente è davvero uno spettacolo molto molto bello e significativo per noi comunità. Buonasera a tutti, un momento importante, dare luce alla Natività è sempre il vero simbolo del Natale. Con questo presepe qui nel porto turistico di Marina di Camerota si dà inizio a questo straordinario Natale grazie al Comitato Luce a Mare, all'Associazione Tutti Insieme e all'amministrazione che mi onoro di rappresentare. Una bellissima serata, un inizio di questo Natale all'insegna del divertimento, della fede e soprattutto della convivialità. Ci auguriamo tutti di ricevere un sacco di visite qui nel nostro comune per questa bellissima organizzazione. Sono sicuro che è soltanto l'inizio di un percorso meraviglioso che suggellerà tantissimi traguardi a raggiungere. Grazie all'Associazione Tutti Insieme, a Luce a Mare e a tutti i concittadini che si sono prodigati stando vicino. La vera vittoria è vedere tutti questi giovani che finalmente si sono risvegliati, hanno riacceso l'entusiasmo qui per il nostro comune. E sono sicuro che grazie a loro tutto quello che faranno sicuramente sarà valore aggiunto per il nostro territorio. Vi diamo appuntamento a questa sera alle ore 19 sul porto turistico di Marina di Camerota per l'apertura e l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico. Nei prossimi giorni, quindi fra sabato e domenica, sarà allestito il villaggio di Natale con le casette in legno e i mercatini artigianali. Vi aspettiamo.